Wow ragazzi e bentornati! Oggi abbiamo avuto finalmente il nostro aggiornamento. L'aggiornamento che finalmente ci aumenterà le ricompense a Montespago. Cosa significa? Che prima le missioni oltre il livello 100 avrebbero pagato uguali alle missioni appunto al 100. Mentre ora le ricompense per quanto riguarda i materiali d'evoluzione, quindi gocce di pioggia e stravantaggi, sono state aumentate del 25%. Quindi andiamo a leggere le patch notes insieme e vediamo quali sono le altre novità. Questa settimana aiuta Penny a raggiungere la stazione radio, in questo elettrizzante sequel in cui le cose prendono una piega bizzarra. Carica il furgone e raduna il gruppo. È ora di mettersi in marcia con un nuovo incarico settimanale. Preparati a caricare il cannone fasico e a colpire gli abbietti con l'esplosione fasica. L'agente sul campo Rio torna nel negozio evento. Chiunque di voi non avesse agente sul campo Rio, vi consiglio assolutamente di comprarla nel momento in cui uscirà. Infatti ha una perk particolarmente unica e utile allo stesso tempo. Grazie a Lars e a suo amore per tutto ciò che riguarda la musica, questa settimana arriva un nuovo incarico di Mettiti in marcia. Controlla il tuo registro incarichi. Rimosse alcune delle potenziali direzioni di generazione di nemici da diversi amplificatori nella mappa difesa scudo antitempesta di Montespago. Quindi hanno rimosso le generazioni incrociate che causavano la distruzione di strutture alla generazione di abietti. Ciò rendeva assai difficile per alcune generazioni costruire difese sufficienti a sopravvivere a determinate ondate. C'erano parecchi spawn che quando nascevano zombie distruggevano tunnel che magari non c'entravano nulla con lo spawn in sé. Sono molto contento che lo abbiano risolto, anche se comunque abbiamo dovuto aspettare un bel po', e vi anticipo già che arriveranno dei video a riguardo. Ora apparirà una finestra di dialogo se i giocatori tenteranno di avviare una missione difesa scudo antitempesta, mentre il forte dello scudo antitempesta è ancora in fase di smontaggio. Il forte deve essere stabile, niente modifiche in corso, prima di poter iniziare una missione o un'attesa di assistenza. Quindi ora dovrete sempre assicurarvi, prima di far partire una difesa, che vada tutto bene, che non ci siano strutture che si stiano rompendo. Le ricompense pura goccia di pioggia per le missioni a livello 140 sono state aumentate del 25%. Per esempio, una ricompensa che prima dell'aggiornamento consisteva in 64 pure gocce di pioggia diventerà di 80 gocce di pioggia, e questo l'abbiamo già visto. Ma vediamo un attimo gli esempi per gli stravantaggi. Una missione a 4 giocatori che prima dell'aggiornamento 10.30 avrebbe conferito 164 stravantaggio epico in una zona di livello 108, ora ne darà 204. Nella zona al 140 invece prima ne avrebbe dati 164, mentre d'ora in poi ne darà almeno 250. E si sa, questi sono solo esempi. Ovviamente potremo guadagnare più o meno della somma riportata negli esempi, a seconda delle prestazioni in missione. Ricordatevi del bottino e dei vari bonus. Ora è molto meno probabile che i giocatori si generino accanto agli accampamenti all'inizio di una missione. I giocatori possono trovare la meteora dal fondo del cratere dell'incarico. Aggiunto lo scorrimento animato nei menu gestione oggetti. Infatti ho avuto già modo di provarlo, ve ne accorgerete subito. Diciamo che sono quelle piccole cose che fa sempre piacere che aggiungono. Insomma, non mi sembra nulla di malvagio. Aggiunto il tipo di arma mitragliette al muro dell'armeria dietro clip nella schermata armeria, quindi dietro alla nostra lavagna. Le emote legate a specifici costumi di Battle Royale non sono più selezionabili dalla ruota delle emote perché non sono riproducibili. A me non interessa particolarmente, però so che a molti di voi probabilmente interessa, anche perché non ho idea di quali emote stiano parlando. Ridotto un problema grafico ma non risolto, attenzione. L'effetto avanti veloce ora viene visualizzato correttamente quando si aprono i lama, ottimo. La visualizzazione dell'eroe si aggiorna correttamente. Risolto un problema dell'ampeggiamento del testo nella schermata di ispezione oggetti. L'interfaccia utente di durevolezza trappole non mostra più il numero errato. I giocatori non si troveranno più a navigare involontariamente nel front-end mentre il pannello social è aperto. E altre correzioni di bug. Eroi, che cosa avremo? Agente sul campo Rio, ovviamente tornerà nel negozio dell'evento. Attenzione, ritorna Ragnarok, disponibile completando l'incarico edizione limitata, e con esso anche Spada Tempesta Gendarme, disponibile anch'esso completando l'incarico edizione limitata. Infatti, completando questo incarico, dovremo scegliere tra Ragnarok o Spada Tempesta Gendarme. Allora, tra questi due, quale vi consiglio? Vi consiglio di andare in base ai vostri gusti, raga. Assolutamente sono due perk fantastiche, tutte e due sono molto utili, tutte e due, solo che sono appunto per due categorie diverse. Una per l'impatto sismico degli stranieri, mentre l'altra per la tempesta di kunai. Quindi scegliete in base ai vostri gusti, sono entrambe vantaggiose.
abbiamo altre correzioni dei bug, correzione dei bug ancora, e qua c'è una nota che mi colpisce particolarmente. Aggiornato il demolitore a vapore in modo che applichi correttamente i bonus danno sull'attacco pesante per falci anziché attrezzi. Raga, questa cosa non la sapeva nessuno, ammetto che io non sapevo di questo bug. Il razzo morte tascabile ora scompare correttamente dopo l'esplosione. Aggiunto un nuovo modificatore di allarme tempesta a mitragliette potenti. I punti di pattuglia ora vengono correttamente rimossi dopo essere apparsi sulla mappa. Finalmente, questo è un punto interessante. Infatti negli ultimi giorni non si capiva più nulla. Con tutti questi spawn che nascevano e comparivano e rimanevano lì nella mappa, non ti facevano capire più nulla. E poi per finire abbiamo altre correzioni di bug per quanto riguarda grafica, animazione, audio e prestazioni. Che dire, ci rimane solamente da guardare per quanto riguarda le missioni di livello alto. Io dopo l'aggiornamento ho già avuto modo di provare un consegna la bomba a livello 140 a 4 giocatori, abbiamo vinto la missione e queste sono le sue ricompense. Però molta gente dice che appunto bisogna aspettare il giorno nuovo per far sì che il ciclo si riazzeri. Quindi aspetteremo domani e vedremo domani quanto ci pagheranno le missioni. Comunque è tutto buggato perché le missioni stanno cambiando praticamente ogni 10-15 minuti. Tu starti la partita, cerchi la partita, non ti trova nessuno perché quella missione non esiste più per nessuno magari. Poi casualmente ritornano le missioni di prima. Insomma, la Epic ha già scritto che ci sono problemi e stanno già indagando a riguardo. Non mi stupisce questa cosa, quindi come al solito aspettiamo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Bella bella!